Alla ricerca dei reperti da conservare assolutamente, la domanda che io pongo qui è: dov'è l'elemento E17? È ancora legato al cassone oppure si è spezzato? E dunque, sulla base di quelle che sono le fotografie di pubblico dominio, lo cerchiamo. Qui ho ingrandito la parte in cui si vede chiaramente il cassone che si è ribaltato non solo sottosopra, perché la strada percorribile è finita sotto il cassone che prima la sosteneva. Cassone che si è rotto, si vede la punta che si è rotta, ma poco più in là si vede che il cassone è integro e va avanti fino a un punto in cui da qui sembra l'elemento 17 con l'attacco, ma è realmente quello? Si fa una viva raccomandazione a chi sta togliendo di mezzo questi ruderi di osservare attentamente tutto, perché questi elementi sono di vitale importanza per tutto ciò che riguarda questo disastro. Se sono triturati, ridotti a pezzettini e le prove sono tolte di mezzo, si compie un vero errore, perché si agisce sulla base di un pregiudizio, ossia di un giudizio emesso prima di conoscere le vere cause, sulla pretesa di conoscere le vere cause e di volere conservare gli elementi che dimostrano queste vere cause. Di fronte a una situazione del genere, non si può essere mossi da pregiudizi. Bisogna lasciare ai tecnici il modo di osservare realmente come si sono svolte tutte le cose. Io non so se tutti i reperti sono stati tutti fotografati, almeno questo. Ci sono le immagini che sono state date a pubblico dominio, ma da queste immagini io, per esempio, nonostante abbia cercato, non sono riuscito ancora a capire se quell'elemento che vedete cerchiato lì, da quale partono le due linee di quello che sarebbe dovuto essere lo strallo, se quell'elemento lì al centro è o non è l'attacco dello strallo all'elemento E17.